Sono passati più di 7 giorni da quando, con una comunicazione estemporanea, la città metropolitana ha chiuso l'istituto professionale Olivieri di Tivoli. La scuola non è sicura, i ragazzi dentro non potevano stare e sono tornati tutti quanti in DAD dopo solo un giorno di scuola in presenza. Siamo con il consigliere della città metropolitana alla mobilità sostenibile, oltre che consigliere comunale a Tivoli, Carlo Caldironi, per fare il punto della situazione. Quali sono le novità a distanza di 10 giorni? Allora, le novità a distanza di questa settimana che è passata, più di una settimana, giustamente come dicevi Fulvio, è che il 28 di questo mese scadrà il bando di gara per l'acquisizione dei moduli scolastici. Moduli scolastici significa che non sono container, ma sono dei moduli predisposti per l'attività scolastica, quindi sono adeguati e quindi non ci sono problemi. Il 28 scadrà appunto la gara per 40 aule, è stato richiesto sia a un livello che a due livelli. Ormai sapete tutti che il terreno scelto per diciamo, la disposizione di questi moduli è il terreno di Villa Adriana che sta fra Via Paterno e la Tiburtina. Abbiamo già avuto modo di vederlo in un precedente servizio che trovate sulla pagina Facebook di Tiburno e sul sito di Tiburno. Quindi a questo punto qual è la tempistica per far Allora, tornare i volevo ragazzi in prima classe? dire che i siti che erano stati messi a disposizione dal comune era quello di Villa Adriana e quello di Tivoli Terme, perché c'era la logistica della vicinanza della stazione ferroviaria. Poi, tramite la dirigente, la professoressa Vicidomini, che ha scelto, anche perché i ragazzi che viaggiano su gomma sono in maggioranza, diciamo, molti di più di quelli che viaggiano poi su ferrovia. Quindi è stato scelto quello di Villa Adriana e è stato accettato dalla città metropolitana. Quindi ripeto, il 28 scadrà la gara, ci saranno i 90 giorni per la fornitura, dopodiché i tempi tecnici per la disposizione sul terreno. Ma ripeto, sono moduli scolastici, quindi sono da poggiare soltanto. E dico anche che questo terreno urbanisticamente è predisposto anche di sottoservizi, quindi è stato anche scelto tecnicamente per questo dalla città metropolitana. Un altro punto delicato di questa vicenda era la dislocazione dei laboratori, per questo ci sono novità? Sì, esattamente. Allora, essendo una scuola a indirizzo lavorativo, è ovvio che ha dei laboratori con dei macchinari abbastanza pesanti, quindi, e è stato predisposto anche questo, perché fra i 40 locali ci saranno aule, ci saranno i locali per i laboratori e i locali per l'amministrativi e la presidenza.